Ciao a tutti ragazzi da Zebra, la Roma vince 2-1, siamo ancora all'89esimo, una partita cominciata raga, che devo dirvi, sottotono, ho detto non so, spero che non sia una partita da 0-0, poi ha cominciato ammonizione per Gosens, ha cominciato la Roma a macinare, l'Inter... erano uguali raga, uguali, le stesse azioni, nulla di che, era, bastava sbloccarla su un'occasione, bastava un'occasione per sbloccarla e c'è stato il gol della Roma, ma è stato annullato in fuorigioco, però già da lì la partita ha cominciato a sbloccarsi e alla prima occasione la butta dentro Di Marco, di destro. La butta di destro e l'Inter va in vantaggio. Ma lì che è cambiata anche un po' la partita. Dopo il gol del Di Marco, l'Inter si è un po' scacciata, si è un po' chiusa. La Roma ha cominciato a prendere campo, soprattutto a livello di zona, quindi il centrocampo. Distribuiva il gioco, allargava più il gioco verso gli esterni. E in effetti, Spinazzola, assist in mezzo, Dybala di sinistro al volo, un po' sporco. Handanovic secondo me poteva fare qualcosa in più. Pam, dentro, bel gol al volo. Soprattutto un gol perché c'ho la fantacalcio. Quindi ottimo gol. Qui ancora non sta succedendo nulla di che, la Roma ha 5 minuti di recupero, ragazzi, 5 minuti, ne è già passato un minuto. Quindi vanno sull'1-1. E poi sulla ripresa la Roma ha cominciato a bomba, ma ha perso Dybala. Occhio all'Inter. Camara a terra. Ecco, Rissa. Un giallo per Barella. Proteste per perdita di tempo, ragazzi. Eh sì. Comunque, volevo fare anche una notazione sul portiere della Roma, Lucio Patrizio. Ah, è uno scandalo, perché comunque il gol di Di Marco poteva essere parato tranquillamente. Se ci fosse stato un altro portiere, avrebbe parato tranquillamente. Cioè, dai, la Roma è una bella squadra. Però a livello di portiere fa veramente schifo a livello di portiere. Dovrebbe cambiare qualcosa in porta alla Roma, dovrebbe rivedersi un attimo. Comunque una partita nel secondo tempo, stavo dicendo, ha cominciato molto forte la Roma. Poi l'Inter ha cominciato, Lautaro, soprattutto si è svegliato Lautaro, ha cominciato a essere propositivo in attacco, ha fatto beccare, mi pare, 3 gialli alla Roma, Lautaro. Prendeva palla, si girava e entrava. Ha dato filo da torcere Lautaro Martinez. Però la Roma poi su un calcio d'angolo, Smalling di testa, boom, dentro. Ragazzi, sono contento per la Roma, io sono contentissimo per la Roma, voglio dire, meglio così. Ancora mancano 2 minuti, ragazzi, però ancora la gara interrotta. Quindi bella. Nel secondo tempo è stata una bella partita, anche se è stata molto dura, tosta, e entravano a bomba su, infatti ci sono state molte interruzioni per falli, per l'Inter ha un problema serio, mancanza di identità, cioè proprio non ha idee sul terreno di gioco, è una squadra spaesata. Credo che Simone Inzaghi questa partita rischia, perché comunque mi pare che sia anche la seconda consecutiva e la quarta sconfitta dell'Inter. E la Roma con questa, se vince questa partita a bomba, una ricarica a bomba, ragazzi, a bomba. E manca un minuto alla fine, ma lo vediamo insieme prima di salutarvi, ragazzi. Quindi se finisce così la Roma fa un bel salto in avanti. L'Inter rischia, perché comunque l'Inter sta proprio scendendo di brutto. Ancora recupero. Vogliono ancora recupero.
Comunque è una squadra senza idee l'Inter, proprio scandalosa. Abraham. Stavo dicendo, comunque è una squadra senza idee, senza, perché comunque i giocatori ci sono all'Inter, bisogna essere anche onesti. Cioè ha una panchina anche di tutto rispetto. È proprio Simone Inzaghi che non sta riuscendo a capire quali sono le motivazioni del problema dell'Inter, ma è lui che non si sta facendo, lui è lui proprio. Cioè proprio problema, cioè come succede spesso, vede che la squadra sta giocando bene, poi sta cominciando a soffrire perché comunque alcuni giocatori cominciano a calare a livello fisico, prende gol e poi fa i cambi. Cioè non va d'accordo con i cambi, è imperterrito, va avanti. Simone Inzaghi imperterrito, va avanti a fare la stessa cosa, cioè con le sostituzioni non va proprio d'accordo Simone Inzaghi. Cioè proprio non gli piacciono le sostituzioni. Niente ragazzi. La Roma attacca, adesso recuperato, ma è finita, di regola è finita, ma darà qualche secondo in più di recupero perché comunque ci sono stati gli infortuni. Ma seguiamo questi ultimi secondi, ragazzi, ma anche se niente, macina, ma non fa nulla, raga. Niente. Mamma mia, che batosta. Che ho fatto l'Inter? Dove stiamo quello che ride? Smalling, una partita incredibile. A parte il gol, le ha tolte tutto dall'area di rigore. Tutto ha tolto. Smalling, unipresente, cioè dappertutto. Smalling dappertutto. Super partita di Smalling. Mostro oggi, l'ultimo, penso che sia l'ultima azione. Calcio d'angolo, niente. Ah, Andanovic! Andanovic stava lì, Andanovic è lì, nella rete di rigore. Credo che sia finita, raga, 96esimo, stiamo oltre il 96esimo. Mamma mia, che finale, ragazzi, che finale. Mi spiace, è notte fonda per l'Inter. Però sono contento, per alcuni interisti sono contento. Sono contento. Grande Roma. Grande Roma, ragazzi. È finita. Vince la Roma. 1-2 per la Roma. Ciao Inter. Notte fonda per l'Inter, ragazzi, è notte fonda. Raga, io vi saluto. Condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.